Rosa. Ciao Riccardo. E Francesco Ventola, consigliere regionale. Completiamo. Allora capisco, poi magari facciamo un gioco e vediamo le differenze tra me e Riccardo. Lui di Andria e io di Canosa. Allora, un attimo di attenzione perché, guardate, Riccardo deve essere considerata come un'opportunità questa sera. Quindi prestiamo un attimo di attenzione, poi avremo modo di parlare, di chiacchierare con Riccardo. Vi dicevo, due saranno le iniziative che partiranno nei prossimi giorni. La prima riguarda l'installazione di impianti pubblicitari alle uscite della nostra città, sono impianti fronte retro che riporteranno praticamente i messaggi che, adesso che abbiamo elaborato. La seconda la presento io, la faccio presentare. No, comunque è importante. La seconda, no, ti spiego perché. La seconda invece coinvolgerà tutte le attività di intrattenimento. Per attività di intrattenimento intendiamo bar, pub, ristoranti e locali notturni. In tutti i locali saranno realizzati dei segnaposto che troverete quando voi andrete a fare la pizza, quando andrete a prendere il caffè, quando andrete a mangiare al ristorante, quando andrete a ballare, che riporteranno in miniatura i messaggi che abbiamo, i quattro messaggi che abbiamo lavorato. L'altra la presenterà Jerry quando avrò finito e quindi concludo, mi avvio alla conclusione dicendo che tutto quello che abbiamo fatto stasera si traduce in un termine, in un sostantivo che è comunicazione. Questa sera, quando tutto sarà finito, ricordatevi che quanto abbiamo provato a fare è comunicazione e che il suo significato è bellissimo. Significa mettere in comune non beni materiali ma messaggi che esprimono intenzioni, sensazioni, pensieri, sentimenti, informazioni. E tutto questo affinché la comunicazione diventi efficace e riduca i rischi sulle strade per tutti noi, proveremo a farlo nei prossimi mesi coinvolgendo costantemente le scuole, le parrocchie, le autoscuole, le attività di intrattenimento, le associazioni, le imprese e tutta la comunità cittadina. Adesso però, in conclusione, se ci riesco, voglio dirvi il messaggio più bello che ho ricevuto e ho colto in questi giorni e che voglio condividere con voi affinché possiate riflettere come ho fatto io e non farò nomi. In questi giorni abbiamo collaborato con amici. In questi giorni, ormai non ho più l'età per essere forte, inizio. In questi giorni abbiamo collaborato con amici ai quali il destino ha preso tanto, troppo, e che nella sofferenza continuano a donare molto, perché vogliono che quello che è accaduto a loro non accada agli altri. Ora, su questo esempio, dobbiamo migliorare la nostra comunità. Su questi temi dobbiamo imparare ad essere attori e non spettatori. Grazie. Grazie a Fedele Rodino. Al volo con Jerry Devia per Love FM sarà a fianco di questa campagna. Abbiamo già detto che nei ristoranti, nei bar ci sarà, ma la radio è quella che ci accompagna in macchina e ci distrae forse meno di tutte le altre cose. Jerry. Il medium radiofonico non poteva essere fuori da questa campagna, visto che è probabilmente il più adatto. L'80% dell'ascolto della radio avviene in macchina, in auto, quindi mentre si guida il messaggio viene sicuramente recepito meglio. La cattiva strada sarà una campagna di sensibilizzazione a carattere pluriregionale, parte da Canosa per essere anche ascoltata in tutta la Puglia, in Veneto, in parte della Sardegna e della Campania, l'area di servizio della Superstation 9FM. È una campagna che arriverà quindi nelle case, nelle auto di milioni di italiani. Parte da Canosa. Grazie Jerry. Imma, un impegno in prima persona, non voglio aggiungere altro.
ti lascio il microfono. Grazie, e anch'io non voglio aggiungere altro a tutto quello che ci siamo detti qui questa sera con i diversi ospiti. La cosa che mi sento di aggiungere è diretta proprio ai giovani, ai miei coetanei, ai quali voglio ricordare che quando decidiamo di lasciare questo paese per andare alla ricerca di momenti di svago e divertimento, dobbiamo ricordarci che quei momenti sono di momentanea felicità, ma possono essere causa di conseguenze ben più gravi e purtroppo permanenti. Quindi non lasciate che sia l'esperienza a farvi cambiare atteggiamento, ma impariamo ad agire con prudenza da subito. Grazie, Lima, grazie. Allora, vi saluto, grazie, buona serata, ciao. E adesso ci dedichiamo un attimo al nostro ospite, che salutiamo in maniera un pochino più calorosa. Così si zittisce, se no altrimenti. Allora, c'è una domanda, Francesco Ventola, che mi pongono, perché questi incidenti, per chi fa cronaca con il giornale, si trova sempre a scrivere la strada della morte, può essere la Andria Barletta, può essere la Andria Trani, la 98. Allora, molti, specialmente a Canosa, mi chiedono a che punto è la 98 e la 93 nelle eventuali possibilità di risistemazione, perché in questa serie di motivi, di cause, oltre a alcol, droga, c'è anche la situazione strade, che a volte non è favorevole. Sì, sono strade che purtroppo sono state realizzate quando si andava quasi con solo il tre ruote, non circolavano camion, macchine e altri, quindi tantissimi anni fa. Sulla ex era stata alle 98, adesso una strada provinciale. Siamo arrivati alla fase in cui tra qualche giorno saranno sottoscritti i contratti e quindi nel giro di 6-7 mesi cominceranno i lavori. Certo, ci vuole del tempo, però bisogna avere dei progetti seri e poi bisogna trovare i soldi. Questo è stato già superato, abbiamo anche le ditte, che tra l'altro sono di Andria, che si sono aggiudicati i lavori, quindi la 98 siamo arrivati alla fine. Sulla 93, che purtroppo a noi è molto cara, e quella è una strada statale per la quale non esiste ancora un progetto di ampliamento, e allora in questi mesi, d'intesa con l'amministrazione comunale, la Regione Puglia ha messo a disposizione 500.000 euro per redigere un progetto. Molti mi dicevano in questi giorni: vabbè, il progetto, se non hai un progetto non hai un'opera da poter cantierare. Ragion per cui è il primo passo, il progetto serviranno per l'ANAS non meno di 2 anni, dopodiché si avvierà tutta la fase per la realizzazione. Nel frattempo però ci impegneremo ad fare una serie di attività che non solo sensibilizzano ma mettono anche in condizioni di rallentare su quella strada. Io voglio ringraziare tutti coloro che questa sera hanno partecipato, voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ha condiviso con noi il percorso dando il patrocinio. Qui è presente l'assessore Lia Amaro e l'assessore Silvestri Marco Augusto, la provincia che ha anche patrocinato l'evento, con la polizia provinciale in primis, Love FM, le due associazioni che sono quelle che hanno voluto fortemente questa iniziativa. È solo l'inizio, e la presenza di Riccardo, dopo aver sentito tutti l'esperienza di Indiveri col suo catechismo Catedromos, è solo perché Riccardo è un amico e di questa terra, è un amico personale, vicinissimo soprattutto a quelle che sono le tematiche che riguardano i nostri giovani, senza strumentalizzazioni, senza nessun tipo di pubblicità. Io, Riccardo, ho avuto la possibilità di conoscerlo ed è la sua umiltà che mi ha colpito tantissimo. La sua presenza qui stasera è perché ha avuto anche lui delle esperienze, ma soprattutto per dare forza e sostanza ai nostri giovani a dire: bisogna divertirsi rispettando le regole, bisogna anche andare fuori, bisogna fare in modo che altri giovani vengano qui, ma sempre con la mente lucida, rispettando le regole. Grazie a tutti. Grazie Francesco. E adesso al nostro ospite. Ma posso dire buonasera? Mi fate dire buonasera almeno? Vai, cioè, vai, è tutta tua. 20 minuti che sto qua, volevo soltanto dire buonasera. Grazie di... Mi devi fare qualche domanda? Se vuoi sì, perché vai. Inizierei, cambierei un attimino argomento, poi ci torniamo, no? Sì. Tu che fai, adesso sei produttore e attore, mi veniva in mente l'allenatore, il giocatore che fa l'allenatore, come ti trovi in questa nuova esperienza? Nella mia esperienza di produttore? Produttore,
Beh, è un'esperienza bella, difficile, lavorare al cinema da un altro punto di vista, creare progetti, avere una responsabilità di tipo editoriale, quindi scegliere delle storie da raccontare e organizzarsi per farlo. Il cinema è un lavoro complesso, uno va al cinema e vede il film che dura 2 ore, però dietro c'è il lavoro di 3 anni, 2 anni e mezzo, che è il tempo che ci vuole per fare un film più o meno, è di tante persone, un po' come tutti i lavori, no? Uno poi mangia le ciliegie sul tavolo, però non sa che, no, ma il fruttivendolo, dietro le ciliegie c'è un lavoro di un sacco di persone che hanno lavorato in campagna per far sì che quella ciliegia arrivi. Quindi voglio dire, il cinema è la stessa cosa, il mestiere dell'attore, il mestiere del produttore, sono mestieri seri, importanti. Del resto tu poi hai voluto fare l'attore per forza, no? Io ho letto un po' la tua biografia, ma siccome ho lavorato sia ad Andria che Barletta, ti conoscevo già da prima, sì, e conoscevo la tua esperienza innanzitutto scolastica, un disastro. No, ma quello è perché sono un po' il mio spirito un po' anarchico, che faceva la difficoltà con la scuola, col fatto di stare sul banco 5 ore, ma io da piccolo volevo fare 2 lavori, uno era il contadino e l'altro è l'attore, e quindi diciamo l'attore sono riuscito, il contadino anche, perché coltivo la terra pure io, quindi sono, no, aspetta, per il contadino immagino state applaudendo ovviamente, no? Non per l'attore, no. Io mi definisco zappattore, ecco, zappattore, questo è, ecco. No, ma è vero, ma è una cosa bella, qua siamo tutti, io sono di Andria, no? Ci torni spesso poi tu ad Andria. Sì, sì. Poi sei tifosissimo della Fidelis, che non si capisce. Questo è un dramma anche, no? No, questa è una cosa bella, una cosa di cui. Ma come si fa a non ti fare una squadra che si chiama Fidelis? Certo. L'unica squadra che si chiama, ha questo piccolo nome prima. Vabbè, adesso non parliamo dell'Andria perché non mi sembra il caso, a Canosa. Però magari se volete venire ad Andria nella partita dei tifosi. Vabbè, no, però Canosa la conosco bene, perché quando ero bambino venivo spesso qui, mio papà insomma lavorava, aveva dei clienti qui a Canosa, e quindi ho dei ricordi di mattina presto, facevamo colazione con i suoi clienti, andavamo nella piazza dove c'è il mercato da Corrado Scardi, che è un mio amico, che sta qui, non so dove sta, ecco, sta là, da Pietrangeli, adesso non so se c'è, ecco, vabbè, comunque insomma, quindi ho questo ricordo di questa bella cittadina, dove non so, le persone sono autentiche, e quindi questo, ho questo ricordo di Canosa, poi non lo so se è cambiato, non mi sembra, perché mi sembra che tutto sia rimasto abbastanza così come l'avevo lasciata, questa piccola città, piccola, manco tanto piccola, quanti abitanti fa? 30.000, chiamala piccola. Siamo un terzo di della vostra, vabbè, Andria, del sì, certo, no? Più piccola di Andria, però. E poi vabbè, sono amico di Banfi, quindi ogni tanto, certo, so che viene ogni tanto. Sì, a trovarmi, sì, sì, no? Come? È stato l'altra settimana, perfetto. Che vuoi sapere? No, parliamo un po' dei tuoi ultimi film, no? Ah. Di Venezia, di questo. Di Cannes. Di La Prima Luce, che è stato, sì, una produzione molto importante. Sì. Questa storia di questo papà che andava a cercare il figlio, quindi un'esperienza molto, sì, è la storia di è tratto, diciamo, ispirato questo film a una storia vera, e ha delle storie vere, perché ci sono un sacco di papà o mamme, nel nostro caso era un papà, comunque un genitore che diciamo ha avuto una relazione con una donna straniera, ha avuto un bambino e poi questa donna si sono lasciati e ha portato via con sé anche questo bambino, sottraendolo di fatto era una sua produzione, giusto? No, questa non era la mia produzione, era un altro film, ma comunque un film che mi piace ricordare, La Prima Luce, mi fa piacere invece che tu, invece la tua produzione è l'ultimo, vero? Il mio film è, e qui volevo arrivare, perché questo, sì, è un film molto difficile, in cui tu come produttore oltre che come attore ti sei cimentato in argomenti difficili, sì, una sfida, hai detto, a me piace vincere difficile, vero? Sì, no, ma non facile, no, Pericle Nero, che no, è quella, diciamo, storia di un ragazzo che, no, diciamo che più che mi piace vincere difficile, non mi interessa vincere facile.
Sì, non mi interessa vincere facile, ma si può anche vincere facile, però sono disposto a perdere, ecco, che è una cosa diversa. Nel senso che a volte bisogna, insomma, io il mio lavoro lo faccio con passione e a volte se uno crede a un ideale e si muove per quello bisogna combattere e essere forti, perché le cose belle si ottengono con i sacrifici, no? Questo non c'è niente da fare, le cose belle non arrivano così dal cielo, a volte anche facilmente, ma insomma nella mia esperienza nessuno mi ha mai regalato nulla e quindi continuo a soffrire e a cercare di, però anche di fare delle cose che mi piacciono, delle cose importanti, sì, come quella di questa sera, se vogliamo, no? Perché stasera, sì, abbiamo ricordato, prima l'ha ricordato Francesco, anche tu come tanti di noi ha dovuto registrare, certo, qualche amico che è andato via, certo, e mi sa che quando Francesco ti ha parlato di questo hai subito pensato a lui e hai detto subito di sì. Beh, certo, perché diciamo, quando ero molto molto giovane, avevo 17 anni, ho perso un amico sulla Andrea Trani, e mio caro amico Giuseppe, e quindi ho questo ricordo, anch'io un ricordo chiaramente traumatico, scioccante, che è rimasto indelebile nella mia testa e ancora oggi quando guido, quando sono in macchina, così, come dire, ho sempre questo atteggiamento di mettermi la cintura, di ricordarmi di fare tutta una serie di cose, di non andare troppo forte, di poi a volte ovviamente ci distraiamo, certo, cioè, questo non c'è dubbio. Quindi, e poi c'è l'aspetto fatalità che chiaramente non possiamo controllare, però già solo se uno, come dire, cerca di non fare il pazzo con la macchina, poi i pazzi li possiamo fare a piedi, al mare, ci facciamo, ecco, quando siamo, ma con i mezzi, le macchine, le moto, insomma non bisogna scherzare, perché o comunque prendere quelle piccole precauzioni, il casco, la cintura, stare attenti a non bere. Glielo diciamo un pochino meglio, Riccardo. Questo ha detto. Diciamo a questi ragazzi. Sì, ma loro li vedo belli attenti. Sono tutti col telefonino in mano, stanno tutti a sentire. Ma che state a fare il video? Ma com'è possibile? Ma volete spegnere questi telefonini? Ma guarda che sta diventando una malattia sta cosa dei telefonini, ragazzi. Ma c'è da avere un fatto. Ma stai aspettando tu? Ma vedi quanto sei piccola? Tua madre dove sta? Dove sta tua madre, scusa? E tu da sola sei venuta? Con tua sorella? Da sola proprio? Ma quanti anni hai? Cioè, non fregare, non fregare. Quanti anni? 13. Ma che 13? Veramente 13 anni? Insomma, vabbè, dai. Noi ti ringraziamo. Cos'è questa targa? C'è una targa, no, per la targa, ricordarti. No, vi prego. Per no, io voglio salutare Francesco e ringraziarlo per avermi ospitato. Dirvi, insomma, che mi auguro che oltre a questo tipo di manifestazioni si riesca anche a organizzare qualcosa di bello anche per i ragazzi. Non so, scuole di musica, un piccolo teatro, insomma questo tipo di attività secondo me sono molto importanti, specialmente nella fase della formazione, perché poi alla fine al di là dell'economia, il lavoro, le cose che sono cose fondamentali e importanti, però bisogna come dire coltivare il proprio spirito, e per fare questo, diciamo, mi permetto di consigliarvi la musica, l'arte in generale, il teatro, il cinema, sono delle forme che in qualche modo ci possono aiutare un pochino a scaldare i nostri cuori e a scoprire delle parti di noi che magari ci sono ma teniamo sopite e represse. Ecco, quindi diciamo, cerchiamo di alle amministrazioni comunali, provinciali, regionali e soprattutto statali, di laddove è possibile, di sensibilizzare anche questo tipo di manifestazioni, magari appunto il teatro potrebbe essere una cosa importante, magari ad Andria o a Canosa c'è un teatro qui? Sì, come no, il teatro comunale. Bene. Funziona? Funziona, sì. Ma dobbiamo venire a fare funziona, una lettura.
Senti. No, c'è più o meno. Hai aperto un argomento terribile. Devo venire a fare un piccolo master per i più giovani. Dai. Allora, consegniamo questa targa insieme a Riccardo. Grazie mille. Grazie ancora Riccardo. Vediamo, guardiamo insieme gli spot che sono stati preparati da Arts Media e da Serimed, Cibra, che sono i collaboratori che realizzeranno questi pannelli che andranno, sì, che andranno, sì, mi tolgo proprio perché capisco, non è un problema. Allora adesso possiamo far partire, grazie a te Riccardo, possiamo guardarci insieme gli spot. Mi raccomando, scaricateli e girate, fateli girare sui vostri social. Questa è una promessa che fate a Riccardo Scamarcio stasera. Abbiamo qualche problema tecnico? Eccolo qui. Non avere paura, Rita Manetti. Dove sei? Dimmi dove adesso sarai. In quale spazio, posto, meccanismo? Chissà se ci sei, chissà se mi ascolterai. Tra pietre, stelle, paradiso, inferno. Trasformerò i tuoi silenzi e ne farò musica. Ascolterò per cancellare il tempo e questa distanza. Ripenserò alle notti, a noi tra cielo e la luna, per non sentirmi sola in una stanza. E questo cuore a metà riesce a parlare. Ci sei, chissà se sorriderai come ancora in tutti i miei ricordi. Trasformerò i tuoi silenzi e ne farò musica. L'ascolterò per cancellare il tempo e questa distanza. Ti aspetterò nei sogni come qualche anno fa. E non sarò più sola in questa stanza. E questo cuore a metà riesce a battere. Dimmi come si fa a non aver paura. Tu non aver paura. Oh. Tu non aver paura. Oh. Trasformerò silenzio e ne farò musica. E questo cuore a metà riesce a battere ancora. Ma dimmi come si fa a non avere paura. E questo cuore a metà riesce a battere ancora. Ma dimmi come si fa. Per te c'è una targa ricordo che l'associazione. Grazie. Amici di Giuseppe Michele, la provincia e il laboratorio di Francesco ti consegnano per ricordare questa serata qui a Canosa. Grazie mille. Grazie e buona fortuna. Grazie per essere venuta. Abbiamo parlato di tante cose questa sera, una importante.